Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamo, nel programma di approfondimento in tema di attualità, cultura, economia, politica e società in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero rappresentate da Socamerestero. La presenza delle donne nel mondo del lavoro è andata sempre più aumentando negli ultimi 20 anni, contribuendo ai cambiamenti, a nuove forme di organizzazione del lavoro e sviluppando anche una nuova qualità delle relazioni nell'ambito professionale. Esiste in Italia però ancora oggi un divario tra donne e uomini e una forte discriminazione nelle carriere, una forbice che tende purtroppo ad ampliarsi lungo tutto il corso della vita lavorativa. Siamo da poco usciti dal lockdown imposto a seguito della pandemia del Covid-19, ma l'Italia purtroppo stenta ancora a ripartire. Serve una comune presa di coscienza generale e capire tutti che bisogna darsi da fare ognuno per la sua parte, per la sua competenza, per far ripartire il nostro paese. Oggi cerchiamo di capire che ruolo hanno e soprattutto che ruolo possono avere le donne in questa fase di ripresa del nostro paese. Ricordiamoci che si è dovuto aspettare il 12 maggio per vedere il Premier Conte correggere lo squilibrio che si era creato all'interno della cabina di regia guidata da Vittorio Colao per la ricostruzione e anche del gruppo di super esperti dove, ricordiamo, la presenza femminile era quasi inesistente. L'apertura a task force e comitato scientifico a più donne, però ricordiamo che è avvenuta a quasi un mese dalla fine del lavoro di questo team di lavoro e dopo soprattutto tantissime polemiche, appelli e anche flash mob che si sono succeduti sul web. Oggi abbiamo nostra ospite di OK Italia Parliamone per parlare appunto del ruolo che le donne possono avere per lo sviluppo sociale ed economico del nostro paese, la consigliera nazionale di parità supplente presso il Ministero del Lavoro e anche presidente nazionale di CREIS, ricordiamo che è il centro di ricerca per l'innovazione sostenibile, Serenella Molendini. Buongiorno Molendini. Buongiorno, buongiorno Massimo. Vorrei dire, chiusa l'esperienza della task force, se il lavoro svolto dalle economiste, imprenditrici, sociologhe, studiose, che sono state poi, l'abbiamo ricordato prima, anche se in corsa e affannosamente, chiamate ad affiancare la squadra che era prevalentemente al maschile voluta da Conte. Ecco, se questo lavoro non si dovesse tramutare in concretezza per il piano di rilancio dell'economia italiana, non corriamo il rischio che l'aver cooptato in corso d'opera 11 donne possa rivelarsi soltanto una delle tante operazioni di facciata? Allora, il discorso è un pochino più complesso, sinceramente. Intanto, al di là della commissione di Vittorio Colao, c'è anche la commissione di Elena Bonetti, quella per un nuovo rinascimento delle donne. E c'è stata anche una mozione importante, trasversale, questo mi piace molto, perché quando le donne assumono, diciamo, le idee trasversali, chiaramente riescono anche ad essere più incisive. Con la prima firmataria, Donatella Conzatti, una senatrice, e ha portato avanti una mozione molto interessante. Allora, noi abbiamo in questo momento tre idee differenti, però che hanno moltissimi punti in comune. Da una parte questa mozione del Senato, quindi con molte senatrici ma anche senatori. Dall'altra la commissione, la task force di Elena Bonetti, ministra delle pari opportunità e della famiglia. E in più la commissione di Vittorio Colao. Io ho fatto proprio una disamina di questi tre aspetti e mi sono resa conto che sono moltissimi i punti in comune che potrebbero effettivamente, diciamo, essere anche rivisti sotto un unico cappello. Quindi, diciamo, il lavoro in sé può essere interessante da questo punto di vista. È chiaro che già come consigliera di parità, insieme a tutte le altre consigliere territoriali, insieme alla collega anche Cipriani, noi abbiamo fatto una lettera ai tempi al Presidente del Consiglio, al Ministro della Sanità, a tutto il mondo praticamente, per inserire le donne all'interno delle commissioni, perché ritenevamo che quella commissione fosse molto più rilevante piuttosto che una commissione di sole donne. Cioè, io sono sempre stata del parere di un'inclusione di idee, no? E non di una separazione delle idee. E quindi credo che questo sia stato già di per sé importante. Io ho letto il piano Colao ed è un piano molto
molto buono. La scheda, quella sull'inclusione, quella sulla famiglia, quella sulle donne, è una scheda molto interessante. Bisogna vedere adesso che cosa accadrà. Adesso noi abbiamo già 100 miliardi dei fondi europei che sono stati già impegnati. C'è un però che a me preoccupa. Io credo che ci sia un elemento da non sottovalutare, un elemento che si chiama valutazione dell'impatto di genere sulle politiche. L'ho ritrovato nella mozione Consatti, l'ho ritrovato nella proposta Elena Bonetti, l'ho ritrovato nella proposta Colao. Ora io mi chiedo, nel momento in cui noi parliamo di decontribuzione, ne parla anche il ministro Provenzano, per le donne del Sud, abbiamo realmente una valutazione dell'impatto di genere su questo? Noi sappiamo, in Puglia l'abbiamo provata questa misura, quando con l'amministrazione Vendola, io all'epoca ero tra l'altro consigliera regionale di parità, ci fu questo discorso sulla decontribuzione. Le donne effettivamente aumentarono l'occupazione femminile, però sempre in lavoro estremamente, diciamo, non di qualità. Su questo torneremo con un'altra domanda specifica e ti farò proprio sull'occupazione, il ruolo dell'occupazione e le quindi donne. Diciamo che ci può essere, però no, se noi non abbiamo la valutazione dell'impatto di genere, tutta questa costruzione bellissima che c'è stata nelle varie misure, nelle varie proposte, potrebbe cadere. Giusto, bene. Ecco, però un altro aspetto su cui volevo confrontarmi con te. Durante questa pandemia abbiamo visto in prima linea, a livello europeo, donne come la Merkel, la von Leyen, la Lagarde, solo per citarne alcune. In Italia invece continuiamo a vedere una leadership che è quasi esclusivamente maschile. Ho visto l'altro giorno l'ultimo rapporto sul gender gap del World Economic Forum del 2019. Bene, leggendo un pochino questo rapporto, l'Italia risulta essere collocata al 76esimo posto, ma ricordiamo che nel 2018 era al 70esimo posto, dopo un balzo in avanti che aveva registrato invece nel 2017 con l'Italia all'82esimo. Quindi addirittura stiamo tornando indietro. Questa valutazione viene fatta su 153 paesi per uguaglianza di genere. Dunque, rispetto al 2018 sono stati persi addirittura 6 posti su 153 e penso che sia un dato molto, ma molto importante. Questa crisi, secondo te, potrà contribuire a far emergere, diciamo, una maggiore consapevolezza del valore e del ruolo delle donne nella nostra società? Io pensavo di sì, inizialmente. Mi sono ricreduta un pochino dopo quello che è successo in Puglia con la doppia preferenza. In realtà noi siamo veramente molto indietro, anche se in questi anni tra la legge Golfo Mosca, quindi con le società partecipate, con le società quotate in borsa, c'è stato un balzo in avanti perché siamo arrivati ad oltre il 30% della presenza delle donne nelle società partecipate o comunque nei consigli di amministrazione, non ancora nei ruoli apicali, ecco, questo è l'altro elemento. Abbiamo avuto un balzo in avanti per esempio nelle elezioni europee perché lì c'è la doppia preferenza. Abbiamo avuto un balzo in avanti anche nella partecipazione delle donne a livello di Parlamento italiano e di alcuni comuni. Ancora però non riusciamo a sfondare rispetto proprio ad assumere ruoli nei luoghi delle decisioni vere, delle decisioni importanti. E lo vediamo nel momento in cui ci sono consessi maschili, convegni importanti, noi vediamo un parterre completamente maschile. Nel momento in cui si devono prendere decisioni, le commissioni sono tutte al maschile. Leggevo che nei primi di marzo, non ricordo adesso di preciso il numero di quante nomine siano state fatte nei vari enti, praticamente le donne sono pochissime. Quindi è chiaro che è su questo che noi dobbiamo lavorare. Però se penso che dopo aver combattuto da oltre 7 anni per avere la doppia preferenza in Puglia dal 2007, che ero ancora, diciamo, consigliera regionale di parità, noi abbiamo portato avanti questa istanza, è dovuto intervenire il governo perché la legge sulla doppia preferenza possa esserci anche in Puglia. Quindi c'è qualcosa che veramente è alla base ed è di tipo culturale. Quindi se non rompiamo gli stereotipi,
e qui poi torniamo, diciamo, ad un altro discorso ancora, se non revisioniamo totalmente l'aspetto culturale, è chiaro che ancora ci sarà molta fatica da fare. Mentre parlavi stavo pensando a un altro aspetto. Ci sono dei volti femminili che durante questa emergenza, questo periodo forzato, chiusi dentro le nostre case, in cui abbiamo visto con grande attenzione anche la televisione, alcuni volti femminili sono diventati a tutti noi familiari. L'esempio lampante è quello della virologa Ilaria Capua, che oggi dirige un importantissimo istituto in Florida. La Capua penso che possa essere un esempio vivente di pari opportunità, però purtroppo raggiunte in un altro stato e non da noi qui in Italia. Anche perché ricordiamo, ci sono dei settori in Italia, e per di più sono i settori anche più remunerativi, penso alle banche, penso alla farmaceutica, all'ingegneria, alle telecomunicazioni, al settore olio e gas, dove purtroppo le donne sono ancora in minoranza. Questi sono settori che nell'immaginario collettivo sono considerati ancora più adatti agli uomini. Quindi opinione pubblica, imprese, istituzioni, ti chiedo come affrontano la parità di genere e soprattutto c'è ancora molta strada da percorrere in Italia per raggiungerla? Percorrere la strada per la parità di genere, sì, addirittura ci sono alcuni che dicono nel 2030, nel 2050, tra 100 anni, quindi diciamo veramente siamo al di là di ogni pensiero. È chiaro che personaggi come Ilaria Capua, ma anche la Giannotti, no? La direttrice del CERN di Ginevra, cioè ci sono delle donne che comunque sono riuscite ad avere un percorso anche di eccellenza. Pensiamo che prima... Ti interrompo un attimo, la cosa grave è che questo fa notizia, invece non dovrebbe far notizia. Non dovrebbe far notizia, ma perché? Perché il problema reale, io ho tra l'altro lavorato molto su questo discorso della ricerca e delle donne che fanno ricerca. Ho pubblicato anche un libro per la Commissione Europea Lavoro e Affari Sociali. Purtroppo noi abbiamo un blocco delle donne che fanno ricerca che non è neanche molto in alto, ma che nella situazione, diciamo, quasi prima dell'apicalità. E allora è necessario veramente porre degli argini, ma in che modo? Lavorare intanto sull'orientamento. Quindi fare iscrivere quante più donne, quante più ragazze possibili nelle cosiddette STEM, che sono le discipline scientifiche. Questo però senza creare dicotomia con le discipline umanistiche, naturalmente, perché è chiaro che l'una compensa l'altra. Ma secondo me la cosa importante è rovesciare il modello attuale di economia. Se noi non rovesciamo il modello attuale di economia, superando tutti gli stereotipi che ci sono, per cui l'attività di cura sembra che sia soltanto qualcosa di attribuibile alle donne. Se noi invece facciamo nostro il pensiero di una grandissima economista canadese che si chiama Jean Trontot, che parla di economia della cura, che dovrebbe essere propria degli uomini e delle donne. Ovvero, io se vedo il Ponte Morandi, come dice la mia amica economista Valeria Maglione, che è caduta, che cos'è quella se non incuria? Se noi invece partissimo dalla cura anche delle opere pubbliche, dalla cura delle persone, allora l'attività di cura dovrebbe essere veramente al centro di questo nuovo modello economico, che non dovrebbe avere più soltanto il PIL come riferimento, ma tutto ciò che provoca benessere per uomini e donne. E quindi l'attività di cura andrebbe valorizzata. Le voglio dire solo una cosa, perché credo che sia importante anche per le cose che ci siamo dette prima. Nella pandemia le donne sono state la barriera contro la morte. Noi abbiamo avuto le donne infermiere, le mediche, le donne delle catene alimentari, le donne in casa che hanno fatto quadrupli turni, perché sono state casalinghe, madri, mogli, sono state insegnanti di tutto. Quelle donne hanno dimostrato all'Italia la valorizzazione del lavoro di cura, la valorizzazione di quello che possono fare le donne. Allora, improvvisamente non è che finisce la pandemia e ritorniamo a un modello maschile che è fatto soltanto di potere, di denaro e disuguaglianza. Ecco, se vogliamo rovesciare tutto e arrivare alla parità, dobbiamo rovesciare il modello economico. Questo sì, hai usato un termine molto importante che è proprio disuguaglianza, e la disuguaglianza occupazionale soprattutto è molto evidente anche nel divario territoriale tra le varie regioni.
Purtroppo qui abbiamo addirittura tutte e cinque le regioni del sud che sono in fondo alla classifica. Le regioni del nord hanno un tasso di occupazione femminile che è di oltre il 60% e tutte le regioni del sud, questo è un dato estremamente grave, sono sotto il 40% con punte al 31% della Sicilia. Esatto. Ti chiedo, quali sono gli ostacoli per un superamento dello squilibrio di genere nel lavoro e soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia? Come si può uscire da questo divario che è veramente inaccettabile? Allora, intanto abbiamo la necessità di agire su più fronti. Lo dicevo prima, il primo fronte è quello di tipo culturale. Noi abbiamo la necessità di superare tutti gli stereotipi che oggi ancora esistono nella nostra società. Il secondo è quello di pervenire ad una genitorialità condivisa. Guardate, tutti i paesi che sono sopra quella classifica, che sono i paesi del nord Europa, ma anche la Francia, non è che vada tanto lontana, hanno tassi occupazionali molto più elevati dei nostri, raggiungendo il 70% di occupazione, perché hanno anche una grande svolta, hanno operato una grande svolta nella genitorialità condivisa, nei congedi parentali, nei servizi per l'infanzia, nei servizi di cura. Noi qui invece siamo ancora che ogni anno dobbiamo capire se ci tocca un giorno in più o un giorno in meno di congedo di paternità. Io ho lavorato con l'onorevole Gentile proprio sulla nuova direttiva europea dei congedi parentali e lì c'è scritto, cioè abbiamo voluto mettere in evidenza che almeno ci vogliono 10 giorni di congedo di paternità e che i congedi di maternità e paternità, quindi quelli parentali, dovrebbero essere quanto più possibile paritari. Se noi non arriviamo alla genitorialità condivisa, molti di quegli stereotipi rimarranno chiaramente così come sono. Inoltre abbiamo parlato prima della necessità che anche le donne possano avere uno sviluppo, diciamo, scolastico differente. Le donne hanno competenze altissime, sono laureate molto di più degli uomini, sono quelle che acquisiscono master e dottorati molto più degli uomini, eppure l'accesso al lavoro diventa un dramma. Perché ancora oggi ci sono domande, ma lei ha intenzione di sposarsi? Ma lei ha intenzione di fare figli? Noi ogni anno registriamo con i dati dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro oltre 35.000, l'anno scorso nel 2019 sono state 37.000 donne che si sono dimesse dal lavoro a seguito di maternità. E se pensiamo che il sud è carente per quanto riguarda i servizi dell'infanzia e soprattutto i costi che hanno i servizi per l'infanzia, che si aggirano sui 300, 400, a volte 500, 600, 800 euro per una commessa che guadagna 1.200 euro, al limite preferisce lasciare il lavoro piuttosto, no, che pagare 800 euro di asilo nido. Allora, servizi gratuiti, naturalmente da 0 a 6 anni, per poi continuare in questo senso, maggiori congedi parentali e di paternità, una maggiore condivisione dell'attività di cura, un orientamento più efficace, la scuola si deve prendere cura nello stesso modo di bambine e bambini, e soprattutto valorizzare anche le bambine nei percorsi scolastici scientifici. E naturalmente tutto quello che occorre per incentivare anche l'impresa. Guardate, noi abbiamo avuto dei numeri che hanno il quarto rapporto sull'imprenditoria femminile ci fa comprendere come l'impresa è ancora, non è ancora donna e uomo, ma è neutra, quindi pur essendoci tantissime imprese femminili, leggevo sono 1.314.000, ma abbiamo avuto circa 10.000 imprese in meno nel periodo del lockdown. E tutte queste imprese sono soprattutto imprese di donne, perché sono imprese nel commercio, sono imprese che sono nel settore turistico e in quello culturale. Allora noi abbiamo bisogno di supportare non solamente l'avvio dell'impresa, ma anche la strutturazione dell'impresa, la formazione delle imprenditrici, l'accesso al credito che alle donne non viene dato. Quindi ci sono delle possibilità, di questo ne parleremo quando ci incontreremo, ma soprattutto io credo che quello che dovremmo veramente ottenere
E io mi auguro che i nostri politici ascoltino questo nostro grido di aiuto e di allarme e un grande piano straordinario per l'occupazione femminile. Io penso che solo così possiamo uscirne. Piccoli interventi a pioggia, anche i fondi per le casalinghe che ha voluto Elena Bonetti ultimamente, potrebbero essere anche una cosa per poter sollecitare le donne inattive, io non le avrei definite casalinghe, ma all'interno di un grande piano per l'occupazione femminile. Io sono molto preoccupato rispetto a quello che dicevi ecco, della difficoltà delle donne a poter realizzare quello che dicevi, perché con la riapertura delle scuole a settembre pare che ci sarà un discorso di riapertura ma con alternanza in presenza e a casa. E quindi questi bambini, io penso soprattutto ai ragazzini più piccoli, ai bambini delle elementari e delle medie, da soli a casa non possono stare. Quindi a quel punto magari la moglie, la signora e la mamma che comunque governava la famiglia, passami questo tempo, si troverà costretta a dover magari rinunciare al proprio ruolo occupazionale esterno, al proprio lavoro esterno, perché dovrà garantire la presenza in casa quando i ragazzi dovranno frequentare a distanza la scuola. Questo è un problema che secondo me forse è stato sottovalutato. Ma ti chiedo un'altra cosa, sempre pensando alla famiglia, questa crisi ha esasperato anche l'idea che dove non arriva lo Stato, la politica, e quindi questo è un esempio lampante di quello che ti dicevo, la politica si affida a quell'istituzione che da sempre ha funzionato, la famiglia. Lo sappiamo anche per gli aiuti, oggi il ruolo importante dei nonni nelle famiglie, perché comunque sono quelli che grazie alle pensioni riescono anche ad aiutare un basso livello retributivo della coppia, magari soprattutto quando è giovane ed è all'inizio, e spesso con lavori anche precari. Nel periodo del lockdown uomini e donne hanno dovuto confrontarsi con un nuovo equilibrio, in cui entrambi i partner erano confinati, loro malgrado, nelle mura domestiche, e questo ha messo in discussione potenzialmente tutti i ruoli domestici precostituiti. Si è visto l'uomo che sparecchiava, che cucinava, che rammendava, che lavava e tante altre cose che solitamente nell'immaginario collettivo del nostro paese ancora si pensa siano compiti che spettano alla parte femminile della coppia. Ti chiedo, sapremo fare tesoro di questa esperienza o con grande facilità, come succede spesso, la getteremo alle nostre spalle come se non fosse mai accaduta e torneremo a come ci comportavamo prima? Allora, intanto diciamo che questa condivisione che c'è stata, no, in famiglia, anche perché lo smart working è stato utilizzato da uomini e donne, dai papà, dalle mamme, oltretutto, ha determinato effettivamente una maggiore condivisione delle attività. Però sono quelle relative alle attività di cura dei figli, non all'attività domestica, che rimane, cioè c'è un'ultimissima ricerca molto interessante su questo, che è stata effettuata proprio nei mesi della pandemia. E si è potuto constatare come gli uomini si siano presi magari cura dei figli anche nel momento, non lo so, della didattica a distanza, ma non assolutamente, molto 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 meno rispetto alle attività domestiche. Quindi questo è stato la maggior parte solo dei grandi panificatori, perché c'era stata la moda della ricerca della pizza fatta in casa. Diciamo che su questo sono ancora piuttosto scettica. Posso dire però una cosa, che ho notato sul piano più dell'osservazione che del dato, che nelle giovani coppie ci sia una maggiore cultura della condivisione. Quindi mi auguro che sarà un futuro magari prossimo, non così immediato, però se, ripeto, non modifichiamo quello che ho detto prima, il problema dei congedi, per cui i congedi devono essere paritari, soprattutto quelli parentali, e non aumentiamo il congedo di paternità come accade in tutti gli altri paesi dell'Europa e del mondo, e allora questo effettivamente non potrà mai accadere. Molto bene, molto bene. È stato appena pubblicato da CREISE, di cui lo dicevamo in premessa, tu sei presidente, un ebook che è un lavoro corale perché è stato frutto di un contributo di ben 24 esperti che si riconoscono nei vostri principi. La gran parte di loro sono donne, però ci sono anche degli uomini che hanno garantito il loro contributo. Per una ricostruzione del paese post-Covid-19, idee in movimento. Questo è il titolo del volume che tra gli altri temi tocca l'occupazione femminile e anche l'assenza delle donne nei luoghi decisionali. Praticamente gli argomenti di cui abbiamo chiacchierato durante questa intervista.
Vorrei sapere da te perché l'idea di questo libro, qual era l'intento che volevate raggiungere e soprattutto a chi è rivolto. Mi spiego meglio. Serenella, chi dovrebbe leggere questo libro? Allora, partiamo subito dall'ultima tua richiesta. Chi dovrebbe leggerlo? Un po' tutti, perché secondo me c'è una necessità di una corresponsabilità condivisa, ma soprattutto ai politici, perché chiaramente è rivolto a chi prende le decisioni, quindi a tutti i livelli, dai comuni, alle province, alle regioni e così via. Perché il titolo è particolare, ri-costruzione, no? Ricostruzione. Idee in movimento. Questa ricostruzione proprio perché noi pensiamo che non si possa tornare indietro, assolutamente, ma dobbiamo andare avanti con occhi nuovi, con un'ottica di genere che io ritengo importante perché, ripeto, dobbiamo lasciare quel modello maschile fatto soprattutto di forza, di denaro, di comando, di potere, no? Ma un modello, diciamo, molto più legato alle relazioni, alla condivisione, alla partecipazione, all'innovazione, a quei sostantivi femminili che sono un pochino, credo, veramente la chiave di volta di questo libro, perché sono tutti temi con sostantivi femminili: la giustizia, l'agricoltura, l'economia, la terra, la stessa pandemia è un sostantivo femminile a cui si può rispondere con il tema crisi, che può generare però che cosa? Opportunità. È interessante anche, guardi, non solamente tutto il tema del lavoro, noi abbiamo voluto anche dare un supporto a quello che sta succedendo nelle città, che è proprio il primo contributo, tra l'altro di una collega, Rosa Morevole, che è anche presidente del quartiere Santo Stefano di Bologna. Perché ci tengo particolarmente? Perché forse non ci siamo resi conto di come sia cambiata la città in questi mesi. Noi avevamo eliminato tutte le barriere possibili e immaginabili, perché pensavamo che ci fosse la necessità di una vicinanza, no? Tra cittadino e politici, tra cittadino e azienda. Oggi invece abbiamo ripristinato tutte le barriere possibili, quindi c'è una necessità di ripensamento di tutto questo, ma soprattutto è l'altro tema importante, la relazione tra le città e i borghi, tra le città e le periferie che avevamo abbandonato e che forse andrebbero rimesse in relazione. Io credo veramente molto in questi temi. Quando noi parliamo di sostenibilità, come parleremo di moda, di tante altre cose, ecco, dovrebbero essere le nostre parole chiave, altrimenti non ne usciamo. Siamo stati tutti felici di vedere i cigni nei navigli, i delfini in Liguria e così via, ma dobbiamo esserlo veramente felici e non fare quello che sta succedendo quest'estate, è qualcosa di terribile. In tutti i luoghi di vacanza si vedono queste, sì è vero, il turismo si è ripreso, però stiamo rischiando tantissimo, quindi cerchiamo di recuperare un po' di responsabilità tutti quanti. Io spero che queste idee in movimento, che sono uno spazio aperto, non c'è niente di dogmatico in quello che noi scriviamo, ma vuole essere soltanto diciamo mettere a disposizione idee per una discussione molto serena e sincera. Diciamo che è un contributo alla riflessione, possiamo definirlo qui questo vostro... Esatto, assolutamente sì, e ci crediamo molto e crediamo, ripeto, soprattutto nel fatto che le idee ci sono. Non basta dire dobbiamo essere diversi, ma in che cosa dobbiamo costruire questo mondo diverso? Noi lo stiamo dando in vari spunti, in quello che sta succedendo nella giustizia, in quello che sta succedendo sulla violenza, perché il lockdown ha prodotto anche molta più violenza sulle donne, per esempio. Cioè in tutti questi aspetti pensiamo di poter offrire questo nostro contributo di esperti, quindi non c'è niente di autocelebrativo, autocentrato, ma soprattutto tante relazioni tra donne e uomini che si sono messi a disposizione gratuitamente. Questo è giustissimo. Io penso che amo dire che noi torneremo ad una nuova normalità, perché è anacronistico pensare che si possa tornare alle regole di vivere civile che avevamo prima, ma dovremmo appunto costruire una nuova normalità e speriamo che in questa nuova normalità la parità di genere realmente possa essere raggiunto. Noi torneremo sicuramente a collegarci con Serenella Molendini, ricordiamo, per la sua grande esperienza a difesa proprio delle politiche di genere. La tua esperienza è iniziata come consigliera nella provincia di Lecce per le parità di genere, poi a livello regionale appunto
quando c'era Vendola come presidente della regione e oggi come consigliera nazionale di parità supplente presso il Ministero del Lavoro. Io ringrazio Serenella Molendini per questa chiacchierata, confronto che ci ha permesso di avere una visione molto più ampia sul valore aggiunto che possono portare le donne nello sviluppo della società, nell'economia e nella ripresa finalmente per il nostro paese. Grazie ancora Molendini. Grazie, grazie Massimo a te per tutto questo. Grazie. Grazie ai nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo confronto. Arrivederci a tutti.